Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Un giorno Gesù prese un bambino, lo mise in mezzo, e guardando tutti, disse che avrà scandalizzato uno di questi bambini, è meglio per lui che si appenda al collo una macina da mulino e si butti a mare e non venga più a galla, in modo che si tolga questa feccia dalla faccia della terra. Sono parole del Signore che è giunto. È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai, guai a colui per cui avviene lo scandalo. Oggi i bambini sono oggetto di scandalo. La televisione, la stampa, l'opinione pubblica è allertata su queste immagini proiettate, date in visione a tutti, ma soprattutto sul fatto che sta dietro queste immagini la tortura dei bambini e la volontà suscitata in tanti dal vedere le torture dei bambini. Questo masochismo di pessima lega che serpeggia nella popolazione come un virus e opera del maligno. Non si può spiegare altrimenti, è opera del maligno, il quale odia il bambino perché è immagine di Dio, odia la grazia, odia i bambini perché Cristo si è fatto bambino per redimere il mondo. Per cui egli in quest'epoca, in cui è lasciato libero, si avventa contro i bambini e porta allo scempio dei bambini, corrompendo i costumi degli uomini. Siamo un po' tutti responsabili. Qualcuno dice oggi, così, con orrore, io non c'entro. E grida l'orrore, grida l'orrore, però un po' tutti abbiamo preparato il terreno. E anche nelle nostre case lo scandalo dei bambini, anche nelle nostre case, nelle nostre vie, nelle nostre strade, lo scandalo dei bambini è frequente. La televisione è sempre aperta, i bambini vedono di tutto, noi non abbiamo nessun riguardo ai bambini che sentono e vedono più che i grandi, e già quando sono ancora innocenti, piccoli, la malizia entra nel loro cuore, la perversità entra dentro il loro cuore e i bambini già 3 anni, 4 anni, fanno delle scempiaggini, oppure inclinano all'orrore che hanno assorbito in televisione, per cui abbiamo la corruzione dei bambini, il che è tremendo, opera del maligno. E su questo campo che il maligno è presente in questo mondo, sì, ci sono tanti che dicono, ma che demonio è demonio, che diavolo è diavolo, non c'entra, non esiste. Ecco la prova della presenza dei maligni in questo mondo, nelle strutture, nel nostro vivere quotidiano. E c'è altra piaga. Oggi, questa mattina,
mattina ho letto nel giornale che in Olanda c'è i progetti di altre nazioni europee, ma l'Olanda ci precede. La prostituzione è stata legalizzata, nel senso che le prostitute sono considerate a servizio sociale, compiono un servizio sociale, hanno i loro contributi e la loro pensione, come qualunque altro servizio sociale. I sacerdoti svolgono un servizio sociale, i magistrati sempre fanno un servizio sociale, anche le prostitute fanno un servizio sociale, per cui vanno retribuite con i contributi dello Stato, avranno le pensioni. Ecco, dove siamo arrivati? È il peccato legalizzato, il peccato legalizzato. Questo è segno che il diavolo ha pervertito le menti, ha pervertito i cuori e perverte coloro i quali reggono le sorti delle nazioni, che hanno in mano le sorti dei popoli, hanno le leggi in mano. Ecco, noi puniamo un poveraccio che ruba una gallina e poi non abbiamo nessuna legge contro questi malfattori, perché quelli che ordinano queste cose sono essi a capo e nessuno li condanna. Però il mondo è sotto il maligno. È il maligno che è in questo mondo e deve essere cacciato fuori. Diceva Gesù che il principe di questo mondo è cacciato fuori, però cacciato fuori è rientrato, perché lo abbiamo chiamato noi. Ecco i nostri bambini, ecco le nostre donne, ecco i nostri uomini che sono invitati a questo servizio sociale. Chiediamo al Signore la luce della mente, perché andiamo verso la perversione. Non è più così ragionevole quello che succede, è la perversione della mente umana, del cuore umano. E questa perversione è opera del maligno, che è entrato senza che noi ce ne accorgiamo. Chiediamo al Signore la luce della verità. Chiediamo al Signore l'amore che Lui è venuto a portare in questo mondo, la rettitudine, la giustizia, la santità. L'immagine di Dio è così obliterata, distrutta, viene distrutta l'immagine di Dio nei bambini, viene distrutta l'immagine di Dio nella donna pervertita, nella donna che viene messa là a servizio sociale del peccato. Fratelli e sorelle, noi siamo i figli della luce e dobbiamo mantenersi figli della luce, che questa luce non si attenebre. Chiediamo al Signore intanto, in questo momento, la purificazione del mondo, la purificazione delle nostre case, dove si annida il male, la purificazione della nostra popolazione, la purificazione dei mezzi televisivi, del mondo dello spettacolo.
cuore, perché siamo sensibili a questi problemi, perché riconosciamo l'opera del Marigno in mezzo a noi e purifica le nostre istituzioni. Purificaci, oh Signore, chiediamo la purificazione e il perdono di tanti peccati. Tutti siamo peccatori davanti a te, l'ira di Dio, e soltanto così, impedita dalle mani di Maria nostra madre, dal sacrificio di Gesù sulla croce. Uniamoci a Maria nostra madre per fermare l'ira divina. Uniamoci a Gesù, nostro Redentore, che ancora si immola sugli altari per salvare il mondo. Ma dobbiamo essere noi a stringere le file, a cementare la nostra fede. Dobbiamo essere noi come baluardo per dire a tutti: non è lecito. Per il trionfo dell'amore sull'odio, della purezza sulle strutture del diavolo, della giustizia sull'ingiustizia che si consuma, del bene sul male che avanza. Sì, o Signore Gesù, vieni qui in mezzo a noi. Noi ci uniamo a te davanti a questo scempio e ti chiediamo la purificazione. Purificaci, o Signore, purifica le nostre menti, i nostri cuori, purifica le nostre case, purifica i nostri istituti, purifica tutti gli uffici, purifica tutti i luoghi in cui noi viviamo. Purificaci, o Signore, dalla presenza del maligno, e fa che tutti scopriamo questa presenza dei malvagi in mezzo a noi e opponiamo resistenza dello Spirito Santo che tu hai diffuso dentro i nostri cuori. Fuoco che consuma, brucia ogni peccato dentro me. Tu consolazione, rivolgiamo a te, ci sentiamo impotenti contro le soverchianti forze del male. Mandi i tuoi angeli santi a spazzare questo mondo da tutti gli scandali. Mandi in mezzo a noi lo spirito della pace, dell'amore e della concordia, perché altrimenti tutti saremo perduti. Ma che in mezzo a noi almeno non ci infilzi il nemico, non ci
ci mette gli uni contro gli altri, ma prevale in noi l'amore, la concordia e la schiavitù reciproca. Siate sottomessi gli uni agli altri, perché questa è la legge di Cristo. E il testo greco dice: siate schiavi gli uni degli altri, perché questa è la legge di Cristo. Da dove dipendono le discordie? Perché ognuno si crede libero di fare quello che vuole, perché ognuno non diventa schiavo del proprio fratello, mentre la legge di Cristo nel suo mistico corpo è questo: essere sottoposti gli uni agli altri. Signore, ti chiediamo di risanare le nostre discordie, di risanare la pedofilia, la prostituzione e la discordia, questi tre grandi mali che opera il maligno in mezzo a noi, nel mondo che ci sta attorno e nel mondo in cui noi viviamo, noi qui dentro. O Signore, stendi la tua mano su di noi, proteggici e fa che l'acqua pura di cui ci siamo spersi penetri dentro di noi, ci dia il perdono dei nostri peccati e ci metti in grado di partecipare alla tua grazia, di vivere la tua grazia. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, o Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vacua dell'acqua con la parola della vita, o Spirito, che nelle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, o Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale che noi celebriamo, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di questa acqua il gioioso ricordo del Santo Battesimo, tu che vive e regni dei secoli dei secoli. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, e hai donato al sacerdote San Girolamo una conoscenza viva e penetrante delle sacre scritture, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa una sorgente di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le sacre scritture. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, infatti, è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere e correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio. Il Signore sia con voi.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la tirano a riva e poi sedutosi raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? E risposero sì. Ed egli disse loro, per questo mi scriva divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Non tanto il rispetto per il libro, quanto per la scrittura in se stesso, la parola di Dio, la quale è utile e necessaria per noi, come dice l'Apostolo nella lettera a Timoteo. Abbiamo ascoltato tu hai appreso che fin dall'infanzia conosci le sacre scritture, queste possono essere utili e istruirti per la salvezza, ti sostiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, convincere, correggere, formare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato ad ogni opera buona. Per cui la scrittura forma l'uomo di Dio, lo forma. Se la scrittura viene compresa per quella che è, se viene ascoltata e letta, nello Spirito Santo che ce l'ha consegnata, che ce l'ha dettata. Che gli uomini santi di Dio hanno scritto sotto ispirazione. La scrittura va usata bene, non è un libro di consultazione come tanti fanno, non è un libro di esperienza, nessuno prende il ciborio, la bestia, e incomincia a manovrare le ostie, ma si ha riverenza dell'ostia santa, così nessuno deve andare a manovrare le parole per scovare quello che Dio potrebbe dire. La scrittura va adorata, cioè, ma letti in ginocchio, come dice Sant'Agostino, ma letto in ginocchio. E quella parola di Dio va presa con riverenza, non va commerciata, dammo una parola. Come se noi dicessimo dammo l'Eucaristia, dammo una parola, vedi che parola ti viene. Siamo molto sbrigativi e non abbiamo riverenza per la scrittura, per la parola del Signore. Abusiamo della parola di Dio, presumiamo sulla parola di Dio,
fratelli e sorelle, ve le dico con tutto il cuore, rispetto profondo per la parola di Dio e uso intelligente, uso nello Spirito Santo della parola di Dio. Dobbiamo usare la parola di Dio nello Spirito Santo. Quando apriamo le scritture, invochiamo lo Spirito perché ci consegni la parola e riceviamola con riverenza, la parola, dalle mani dello Spirito, perché sia nutrimento per noi, insegnamento per noi, luce per noi. E dobbiamo prendere l'abitudine di leggere le scritture, come ci raccomanda il Concilio. Il buon cristiano ogni giorno, come si nutre dell'Eucaristia, deve nutrirsi delle scritture, deve leggere con riverenza, in ginocchio, la parola di Dio. Perché? Per prendere Cristo presente nelle scritture, come tu ti accosti all'altare per prendere l'ostia, non per prendere il pane, ma nel pane prendi Cristo. Così nella parola della scrittura tu prendi il medesimo Cristo e devi leggere con devozione le scritture e lasciarti ammaestrare da Gesù, che è maestro in quel momento. Lasciati istruire da Gesù e lasciati illuminare e conquistare il cuore dallo Spirito Santo che ha fatto scrivere agli geografi quelle parole. Sappiamo leggere le scritture e dobbiamo trovarvi il mistero della salvezza e il mistero dell'iniquità. Il mistero della salvezza che è Cristo Signore, per immergerci in questo mistero, e il mistero dell'iniquità per conoscerlo, denunziarlo e guardarci dal mistero dell'iniquità. Tutti i viti che vengono così messi in chiaro delle scritture, tutte le esortazioni che ci vengono date per fuggire tutti i vizi e tutte le opere del maligno debbono essere istruzioni per noi, debbono farci comprendere il mistero di iniquità che c'è nel mondo, perché noi possiamo combattere questo mistero di iniquità in attesa dell'ultimo giudizio, quando verranno gli angeli e separeranno i buoni dai cattivi. Così viene il momento in cui saremo assunti nella gloria per essere felici con Cristo, di cui ci siamo nutriti in questo mondo, o mangiando alla mensa eucaristica, o leggendo le scritture. Amen. Tutti mormoriamo un canto, lentamente, sommessamente.
da ogni angolo della sala deve salire un canto sommesso al Signore, come un mormorio di grandi acque. Dio mormora dentro di noi, la parola di Dio risiede dentro di noi, la parola di Dio illumina la nostra mente, consola il nostro cuore, la parola di Dio resta dentro di noi, consolazione dello Spirito, guida sicura nella via della verità e della giustizia. Parole di Dio corvoglia dentro di me, perché io possa pregare ed elevarmi al Padre. Parole di Dio mormora dentro di me, per suggerirmi le cose belle, le cose buone. Parole di Dio, io ti adoro dentro di me. Adesso rivolgiamo la nostra preghiera a Dio per la nostra salvezza, per la salvezza del mondo. Supplichiamo il buon Dio di venirci incontro, di perdonarci i nostri peccati e di guarirci da tutte le nostre infermità. Dobbiamo essere coscienti del bisogno estremo che abbiamo di essere guariti, perché tutti siamo infermi, tutti siamo così aperti ad ogni malattia. Supplichiamo il Signore che è venuto per la nostra salvezza, Lui che è la guarigione. Supplichiamo il Cristo Signore che venga in mezzo a noi e ci guarisca nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo, nella coscienza di essere tutti infermi e bisognosi di Lui. E poi presentiamo a Lui tutte le nostre suppliche, le suppliche per i nostri malati che si affollano attorno a noi per essere qui presenti, presentati al Signore. Presentiamo tutti i nostri malati, perché vengono visitati dal Signore e perché la luce di Cristo, la salute di Cristo scende qui in mezzo a noi e noi risanati da Lui possiamo essere un esercito di uomini validi, di donne valide per camminare e marciare contro il nemico. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento, vieni qui in mezzo a noi, siedi in mezzo a noi per risanare e ascolta intanto le nostre suppliche.